ragazzi, siamo alla casa editrice Ippocampo perché due, addirittura due, non uno, dei due libri Ippocampo sono stati candidati al premio Andersen. Uno è Lo strambo trasloco della Magione Miller, una storia vera, c'è scritto, attenzione, di Dave Edgers, illustrato da Giulia Sarda, ecco, e pubblicato da Ippocampo, e l'altro, La spedizione, non ce l'abbiamo. Questo miglior libro 6-9 anni e La spedizione miglior albo illustrato. Quindi ora farò le mie due domande di Penny che faccio sempre. La prima è un commento a caldo su questa candidatura. Sullo strambo trasloco? Sì, vabbè, anche su in generale. Un commento un po'... Beh, fa proprio sempre piacere, nel senso, naturalmente facciamo i libri non per i premi, ma quello ti dà un feedback diretto che in generale ha colpito, quindi siamo assolutamente molto contenti. Già uno andava benissimo, due è andata benone. Andata benone. Ecco, perfetto. E la seconda domanda, che è quella un po' più, come si dice? Particolare, cioè devi fare una promessa, devi dire faccio questo se... il libro vince. Perché l'anno scorso l'abbiamo fatta, però non tutti hanno rispettato la promessa, quindi se non la mantieni, oltre ad avere tutto l'anno sfortunato, attenzione. Terribile, è una... In più lo diremo sui social, attenzione. Quindi sarete... Oggigiorno non è rovinato. Esatto. E quindi tu dovresti fare due promesse. Puoi chiamare qualcuno se proprio... non te la senti ad aiutarti, però dobbiamo, due promesse ora, così mi prendi sul tema del libro. Sul tema del libro, se volete possiamo fare una cosa, se tutto va per il meglio vi racconto il perché, è una storia vera. Nel caso, vabbè. Oppure lo scoprite voi leggendolo, perché viene sempre raccontato. Ma non mi verrebbe in mente una promessa. Io non l'ho letto, però vorrei aiutare. Facciamo così, se il libro, se succede quel che vogliamo che succeda, prometto che continueremo a cercare libri del genere e farne sempre, sempre del nostro meglio. Però questa è una buona promessa, perché è quello che cerchiamo sempre di fare. Esatto. Quindi vada come vada, ancora di più. La rispettiamo. Quindi comunque già la rispettate, dovete ancora aumentare se vince il libro. Quindi, facciamo il possibile. Ecco, esatto. Grazie per la tua promessa e grazie per aver risposto alle mie domande. Grazie a voi davvero, e grazie per essere venuti a trovarci.